La sedia. La sedia è la sedia. Visione globale dell'oggetto. Generalmente di legno, faggio evaporato, noce nei casi migliori, talvolta di vimini, caso limite, non globale. La sedia serve per sedersi. E se di vimini, stride alla pressione dei culi obesi, pesanti, sempre seduti. Fenomenologia dell'oggetto. Già, ma chi si siede? Qui il discorso si fa più difficile. Ed occorre un'analisi più profonda, alla luce della quale emerge una verità sconcertante. Si siede chi ha la sedia. E chi non ce l'ha? Chi non ce l'ha sta in piedi. Se ne deduce che inevitabilmente la sedia opera nell'umanità una piccola divisione. Ma chi ha la sedia? È gentile la sedia che ha in piedi? No. Chi ha la sedia se la tiene ci sta comodamente seduto. Beh, ma allora cosa ci rappresenta il prego s'accomodi? Il prego s'accomodi è un modo di dire signorile, democratico, che fa notare le differenze, ma con gentilezza. Meglio sarebbe dire, prego, stia pure in piedi, ugualmente gentile, però più vero. Modalità per il possesso della sedia. La sedia non si compra. Oddio, l'acquisto diretto è un po' volgare. D'altronde anche nel 22 non si comprava. Bastava andare a Roma a piedi e con un po' di prepotenza la si prendeva. Arriva lì uno, bello, fiero, prende la sedia e non ci si. In piedi, sopra la sedia. E su quella sedia lì per 20 anni non ci ha più messo piede nessuno. Lui ha voluto salire sui braccioli e ci è riuscito, poi sulla spalliera e dopodiché sedie libere, chi le prende, chi non le prende, altre tecniche, altri sistemi, si fa la domanda, si preferisce farsela dare, la domanda sarebbe, tu mi metti lì e io poi... Allora mi siedo? E tutti sì! E nasce così la famosa sedia democratica, detta anche sedia clientelare. La sedia rende, e anche per la sedia clientelare non è ammesso il ricambio dei culi. Tutt'al più è ammesso il gioco. Tu vieni lì, io vengo qui, pronti via. Ma la sedia clientelare comincia a scricchiolare. La gente lo sente, la gente l'ha capito, la gente è insoddisfatta, la gente la lascia scricchiolare. Generalmente mi ricordo la domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni, chissà perché. Non piove mai quando ci sono le elezioni, una curiosa sensazione che
rassomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolta, per non tradire le emozioni. Faccio un segno sul mio segno, come sono giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le mie schede, guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Quasi quasi me la porto via. A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei, vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, gli americani. Non prendono mai. Danno. Non c'è popolo più buono degli americani. Per loro anche le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere, ma per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè, prestiti, aiuti, basi. A loro gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì, non so, una lampada Liberty. Bellina, eh? Che fa? Il saccheggio ammesso, la fa sua. No. Civilizzano loro. È una passione. E te ne mettono lì una al quarzo. Poh! Tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. Bene. E poi luci e neo, e vita e colori, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei!
chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film. Bello, eh? Ma guai se manca un po' di superficialità. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nel Vietnam riescono a mettersi cowboy. E questa è libertà. A me l'America non mi fa niente bene, lo so. È troppa libertà, sì. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene da lì dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti. Come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. Si può, si può, siamo liberi come l'aria, si può, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può. Come mi pare, si può, sono libero di creare, si può, sono padrone del mio destino, si può, posso mettermi un orecchino, si può, basta uno spunto qualunque, la nostra fantasia non ha confini, basta un pennello, un colore, noi siamo pronti a perpetuare la creatività dei popoli latini. Si può contestare, parlare male, si può migliorare il telegiornale, si può fare critiche dall'esterno, si può sputanare tutto il governo, si può occuparsi di spiritismo, si può far dibattiti sull'orgasmo, si può far politica alternativa, si può, siamo pieni di iniziativa, si può. Siamo sicuri che abbiamo in comune la certezza del nemico. Siamo sicuri che c'è, ma il più rosso, il più nuovo dei partiti non si sa perché diventa rosso antico. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sono liberato, sono davvero più leggero, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale, viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia, 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 pia, pia. Si può fare i giovani a 60 anni, si può regalare i blue jeans ai nonni, si può star seduti come un indiano, si può divertirsi con il digiuno, si può. E dopo tante battaglie volendo puoi anche farti uno spinello. Il libanese è il migliore, tra poco dovrebbe cominciare la pubblicità in un nuovo carosello. Si può inventarsi protagonista, si può rinforzarsi dall'analista, si può occuparsi dell'individuo, si può farsi ognuno la propria radio, si può. Si può, con la nostra cultura dietro, si può rinnovare tutto il teatro, si può dare al mondo un messaggio giusto, si può, a livello di Gesù Cristo, si può.
basta una bella canzone, la tua rivoluzione va da sola. Basta che ognuno si esprima e poi non importa se assomiglia alla rivoluzione della Coca-Cola. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di cambiare? Utopia, 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 pia, pia. Libertà, 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 libertà. Nell'aria come una scadenza incombe quasi fatalmente una dolce uguaglianza. La gente nel bene e nel male conserva incredibilmente una faccia normale. Al tuo intestino è quello che conta, è qualcosa che ti hanno messo dentro e ti mangia piano piano come un cancro. Hanno inventato un nemico molto più geniale che non si vede, un nemico segreto e consapevole che ti viene incontro. Hanno inventato il cancro. Lasciano libero con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai, quelle molecole pazze, cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle cellule ingorde, insaziabili, enormi, voraci, affamate di noi, ci mangeranno come vermi. E si vive, si ha voglia di vivere, esitando sotto un tiepido cielo, coi valori di un uomo che non è più un uomo, ma il suo sfacelo. Non si può ancora morire con questa smorfia sul viso, con dentro un'inutile rabbia, con questo terrore e senza uno scopo preciso. Non si può ancora morire mentre ti agiti inerte, aggrappati all'ultima azione che ancora puoi fare. Non devi fallire la morte. È difficile vivere con gli assassini dentro. Forse è più facile vivere con gli assassini fuori, visibili, riconoscibili. Li vedi, sai cosa fanno. E in qualche modo si possono combattere. Ma il nemico dentro non sai riconoscerlo, non sai neanche di averlo. E piano piano ti annienta. In molti individui è già una sfrontatezza che abbiano il coraggio di pronunciare la parola io. Sembrerà fantascienza, ma è come se ti dicessero: pensa e scegli.
e qualcosa ha già agito nel tuo cervello. L'assassino dentro è come un'iniezione. Non la puoi fermare, non risparmia nessuno. Nessuno sfugge alla scadenza. È difficile vivere con gli assassini dentro. Appena te li hai iniettati, ti si rivoltano contro. Martiri, martiri senza croci, invalidi, invalidi di pace, martiri fuori e dentro le case, martiri ribelli o a 400.000 lire al mese, disperati, ammalati, incazzati lo stesso, incazzati fino all'ultimo globulo rosso, controllato e spiato dovere dall'assalto del tumore. Martiri liberi, con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose, non le vedremo mai, quelle molecole pazze e cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle cellule indorne, insaziabili, enormi, vorati, affamate di noi, ci mangeranno come vermi. E gli amori continuano a nascere dolcemente come consolazione fra una donna e un uomo che non è più un uomo ma un'infezione. Non si può ancora morire con questa smorfia sul viso, con dentro l'inutile rabbia, con questo terrore e senza uno scopo preciso. Non si può ancora morire mentre ti agi di nerve, aggrappati all'ultima azione che ancora puoi fare. Non devi fallire la morte. Nuova commedia sta per finire e tu finalmente hai trovato la tua parte propizia. Ti sei adattato. Sulla scena l'attore prosegue senza intaccare minimamente l'ordine prestabilito. Anche lui, come te, avrebbe voglia di rovesciare tutto, di introdurre qua e là un'inversione, uno sfasamento, una confusione, una curvatura. Ma anche negli atti più insoliti, la sua vita è un meccanismo perfettamente oleato. Qualche rara volta sembra che si riesca veramente a romperlo,
una specie di magia. Per un istante il meccanismo regolato della scena si interrompe. A metà di una frase l'attore si arresta. La sa a memoria, questa parte che recita ogni giorno. Ma forse questa sera si rifiuta di andare avanti. Gli altri personaggi si rigidiscono col braccio alzato. La misura che l'orchestra aveva cominciato si prolunga all'infinito. Bisognerebbe ora fare qualcosa. Dire una parola. Una parola qualunque, che non sia scritta nel copione.